Questo libro su Giorgio Streller è stato un demone, come lo è stato Bobby Batzlin, che mi ha abitato subito dopo aver moderato un convegno alla Scala. Su Mozart e Streller c'erano Paolo Rossi, che è qua a Trieste per un periodo ora, e Elio De Capitani e Ferdinando Bruni. Bene, in quella sala, che era martoriata dalla guerra e gli hanno lasciato le ferite della guerra, ho capito che era ancora vivissima la figura di Streller e il suo rapporto con la città di Milano, ma anche il rapporto con la città di Trieste, che a me sta così a cuore. Quindi necessariamente ho dovuto cominciare a studiare per capire meglio quegli anni di rinascita, per capire meglio come quest'uomo abbia cambiato il mondo del teatro, anche partendo da certe cose nate a Trieste, per esempio la luce che lui esperiva nelle sue pièce teatrali, che era particolare, che era dovuta proprio al tipo di rapporto che aveva con la luce di Trieste, o anche il rapporto con la madre slovena e il nonno sloveno, che erano l'una una violinista di fama internazionale e l'altro un impresario teatrale. Ecco, quindi si è scoperto uno Streller molto legato a Trieste. Quali sono le vere novità di questo libro? Quali sono le cose che ti hanno colpito, che non pensavi ma che hai scoperto? Un profondo legame con la sua infanzia e con la città. Si parlava sempre di Streller in rapporto a Milano. Certo, Milano è stata fondamentale, per lui è stata la città in cui ha potuto far esplodere quelli che erano i crismi del suo carattere, ma questi semi che aveva dentro, li aveva dentro perché era nato a Trieste e perché proveniva da questa famiglia. Pensiamo di nuovo, la madre che gli ha insegnato la musica, e questo a Trieste, in Slovenia, in Austria è una pratica normale, diciamo, mettere subito i bambini su un pianoforte o dargli un archetto in maniera tale che imparino a suonare il violino. E poi anche un rapporto teatrale con la città, di organizzazione del teatro più che teatrale. E qui ha potuto anche imparare il tedesco, perché il padre era austriaco, il padre è morto che lui aveva un anno, però in onore, in omaggio al padre, loro assunsero una tata austriaca. Questa gli parlò in tedesco, la lingua scavò così a fondo nell'immaginario del bambino che poi ebbe rimase assolutamente conficcata in lui, tanto che poté essere l'erede di Brecht proprio perché sapeva leggere benissimo il tedesco, sapeva parlarlo benissimo. Oppure anche la moglie Musa Andrea Jonasson, tedesca, austriaca, di origini austriache, sicuramente fu un grande amore anche basato sul fatto che avevano questa comunità linguistica. Quindi la grande novità del libro è proprio sapere che quello che è stato Streller per Milano e per l'Italia e per l'Europa, perché è stato un grande uomo europeo, è nato a Trieste, è nato in questo contesto multiculturale, multilingue e con una famiglia così cosmopolita. Dimenticavo che la nonna era francese. Ecco, questo libro segue il libro che hai scritto su Bobby Batzlin. Ti sembra che ci sia un'effettiva continuità tra i due libri o sono due mondi a sé? C'è sempre una continuità quando si parla di un luogo speciale come Trieste. Bobby Batzlin era nato nel 1902 e aveva vissuto quelli che erano i crismi della città e del luogo prima della guerra, quindi un momento ancora fertile, pieno di scambi e di fiamme culturali. Pensiamo che questa era la città di Svevo, di Saba, di Giotti, di Stuparic, grandissimi intellettuali o anche di grandi pittori come Nathan. E tutto questo insegnò qualche cosa a Batzlin, perché poté frequentare i caffè, poté frequentare questa gente, sicuramente riuscì a diventare il grande editor e il grande fondatore della casa editrice Adelphi, proprio in virtù del fatto che aveva avuto un'infanzia e un'adolescenza così ricche dal punto di vista artistico. Per Streller è lo stesso, è una città così particolare
che nelle sue malinconie, nel grande peso della storia, per esempio la Prima Guerra Mondiale, purtroppo Bobby Batzlin l'ha visto quando era piccolo, Streller per fortuna ne è rimasto indenne, ma sicuramente le tracce sono rimaste. Nel bambino Streller, nei racconti dei nonno, dei nonni, della mamma. E ancora il rapporto con la psicoanalisi. Entrambi avevano un rapporto con la psicoanalisi, Batzlin sicuramente più accentuato ed evidenziato per il fatto stesso che lui fu uno dei primi pazienti di Weiss, che era uno psicoanalista freudiano, e poi portò la psicoanalisi in Italia con la casa editrice Astrolabio. Streller, d'altro canto, aveva un rapporto fortemente psicoanalitico con i suoi attori, sapeva tirare fuori dai suoi attori il meglio di loro, e questo accadeva perché era nato nella città della psicoanalisi, perché sapeva fortemente capire che cosa avrebbero potuto dare. Penso a Massimo Ranieri, sapeva che era un bambino nato povero e ne tirò fuori il grande proletario. Penso a Milva. Sapeva che era una grandissima lavoratrice e la fece diventare un'interprete brechtiana. Insomma, questa città è una città, oltre ad essere bella, fortissima, lascia i segni nel bene e nel male. A un certo punto, a volte, bisogna andare via, come hanno fatto questi nostri due eroi, Bobby Batzlin e Giorgio Strehler. Fondo alla Moldava vanno le pietre, sepolti a Praga, riposa tre re. A questo mondo niente rimane uguale, la notte più lunga. Eterna non è. Si mutano i tempi, l'inutile lotta di galli violenti futuro non ha, di folli progetti di tutti i potenti si oppongono mondo niente rimane uguale, la notte